Come promesso, eccomi qui subito, veloce veloce, subito in postazione interviste. Sono qui con Simone Sauzer, un caro amico, bravissimo, bellissima prestazione. Il tuo AVP alla fine è pesato tanto, quei due flick shot sul site DB sono valsi veramente mezza partita. Niente, dici un po', vi abbiamo visto un po' in difficoltà, soprattutto da CT per quanto riguarda i bye round, ottimi eco, peccavate un po' troppo sul site CT, soprattutto quando dovevate comprare, quando dovevate difendere. Sì, in realtà sul lato CT non so perché, ma lo soffriamo più del lato terrorista, abbiamo un po' più di fantasia forse da terroristi. Poi Cobol non era una mappa che ci aspettavamo di giocare contro loro e sinceramente non c'erano prac preparate, quindi è stata un po' intuitiva la strata al momento. Una domanda che volevo farti: siete arrivati qui con questa lineup praticamente stravolta, la vecchia lineup che c'ero anche io con Tatanka e Alex, è ormai deceduta, possiamo dire così, da un paio di mesi, e credo che una lineup del tutto nuova, con dei player veramente interessanti. C'è questo ragazzo Cristax, c'è Nico Dama, scusa, anche, che, e poi c'è questo individuo che è qui dietro a noi, che veramente quest'oggi mi ha lasciato senza parole. Nulla, dici qualcosa di più sui tuoi ragazzi, su come vi siete preparati, su se vi siete preparati voi? Allora, in realtà le strat le abbiamo ripassate mentalmente ieri sera, perché come hai detto tu il team è stato stravolto e purtroppo per impegni tra vacanze non abbiamo avuto tempo di giocare molto insieme, quindi siamo abbastanza improvvisati. Beh, diciamo come tutti i team. Cioè, come tutti i team ovviamente italiani, perché si sfaldano subito, però un po' di feeling tra me, Paro e Nicodama c'è, perché giocavamo già insieme. In commento regia prima, in cabina regia, commentavamo prima con Apex, stavamo, diciamo così, dando dei pronostici, avevamo previsto un 16-14 dall'altra parte, perché ci aspettavamo veramente molto di più dai Nella Figa. Avevamo visto già in prepartita un Simoz molto carico, sinceramente sono un attimino sorpreso. Vi davamo insieme al team di Apex come i possibili outsider del gruppo, ed effettivamente mi sto sempre più convincendo che potete far bene in questo gruppo e in queste due giorni di LAN. Sì, quello sicuramente. Di sicuro loro erano più preparati tatticamente, si è visto. Forse noi abbiamo brillato un po' più nelle situazioni di uno contro uno e così, e infatti siamo riusciti a portarla a casa. Sì, niente, adesso non ci rimane che farvi fare il cambio, aspettiamo che gli altri team si sistemano e torniamo live, penso a breve, con il secondo match, con l'intervista pre-match degli altri due team. Ti ringrazio, ci vediamo dopo e ciao. A dopo.